convention I want you to see. It looks something like you. È un giorno importante oggi perché Oliveto si riappropria della chiesa. Lavori finiti in un anno, quindi c'è insomma anche di che essere soddisfatti. Sono molto contento perché è un bel risultato, è frutto anche dell'intervento dei fondi dell'8x1000, della CEI e del contributo condiviso, e quindi è un bel risultato perché è un'opera, un intervento che era necessario di conservazione di questa bella chiesa, e quindi è molto bello che proprio oggi in questa circostanza si possa inaugurare la riapertura nel bel clima natalizio. È anche un momento particolare appunto perché c'è il presepe vivente qui ad Oliveto, un borgo che si presta. È sempre molto suggestivo per il borgo stesso, per le varie rappresentazioni del presepio vivente, per il coinvolgimento di tante persone e anche di tanti giovani. E quindi è bello fare tutto questo percorso, incontrare, respirare l'aria del Natale, ma vedere anche la gioia di chi lo realizza nell'incontrare la gente. Sindaco, oggi abbiamo detto anche con il Vescovo, è un giorno importante perché questo piccolo borgo si riappropria della propria identità, della Chiesa. Sì, uno splendido borgo in una splendida piazza con una bellissima chiesa, quindi era importante riaprire questa chiesa non solo per chi ne usufruisce, ma proprio per tutti i cittadini, perché comunque le chiese si inseriscono sempre nelle piazze in un contesto, quindi è una bella facciata su una splendida piazza. Tecnicamente quanto è stato difficile ricostruirla? No, è stato un lavoro impegnativo, che tutta la facciata è stata ancorata a una parete interna, quindi è stata messa in sicurezza. È stata una giornata importante per Oliveto, finalmente la piccola comunità si è riappropriata della chiesa. Sì, finalmente, dopo più di un anno siamo felici di riavere la chiesa per noi e con noi, per vivere i momenti che ci hanno sempre accompagnato da quando siamo stati battezzati, insomma, a tutte le fasi della nostra vita. È un'emozione fortissima. Ecco, lei ha spiegato un po' così a grandi numeri come è stato fatto l'intervento. Sì, allora è un intervento che è iniziato, cioè, o meglio, il progetto è partito subito dopo il crollo della facciata, in poco tempo è stato autorizzato e siamo partiti con i lavori, diciamo, nei primi del 2023. E, diciamo, è un cantiere che è stato molto partecipato perché era una situazione molto delicata, abbiamo cercato di recuperare tutto il materiale che era crollato e dove ciò non è stato possibile sono state fatte delle integrazioni, tutto questo confrontandoci con gli enti preposti alle autorizzazioni. E abbiamo anche dovuto ricostruire una vetrata, quella di San Giovanni, perché era andata completamente distrutta durante il crollo, mentre le altre due sono state restaurate e sono tornate, diciamo, come prima. E è un cantiere veramente sentito da tutti e la cosa straordinaria è proprio anche la partecipazione della comunità e soprattutto il Don Gualtiero, che ha creduto in tutti i soggetti coinvolti. Il 26 dicembre è stato un giorno importante anche per la seconda uscita del presepe vivente di Oliveto. Il piccolo borgo ben si presta a manifestazioni di questo genere e anche per la giornata del 26 sono state tante le persone che sono accorse per entrare nel vivo del presepe vivente. Vi lasciamo in compagnia di alcune delle più belle immagini. I want you to see. It looks something like you.